Lo sgarro, mie care signore all'ascolto, non esiste e non deve esistere se volete raggiungere un obiettivo fisico in questo caso. Perché non esiste? Perché in un'alimentazione inclusiva non esiste un giorno oppure un alimento proibito che per mangiarlo bisogna aspettare il sabato piuttosto che la domenica, piuttosto che il lunedì, il martedì, eccetera, eccetera. Quindi lo sgarro non esiste, ok? Il fatidico giorno dove potete mangiare la pizza non esiste, perché la pizza la potete mangiare in un qualsiasi giorno, non dovete aspettare il sabato. Anche perché che voi mangiate la pizza il sabato o che la mangiate la domenica o che la mangiate il lunedì non cambia nulla, l'importante è avere una strategia alimentare alla base e un equilibrio. Poi il giorno in cui consumiamo un determinato pasto, che può essere un pasto più abbondante, cioè al nostro corpo non gliene frega niente, perché il nostro corpo non è che sa che è sabato e si può mangiare la pizza, oppure sa che è sabato e quindi si può mangiare il tiramisù o il babà con la Nutella. Ok? Quindi lo sgarro non esiste e soprattutto levatevi dalla testa che la pizza o il gelato siano uno sgarro. Non possono essere considerati uno sgarro la pizza o un gelato o una torta o qualsiasi altro alimento, ok? Ora, cosa mi preme farvi capire di più? Cosa mi preme dirvi di più in merito allo sgarro? Perché l'alimentazione deve essere inclusiva e perché quando seguite una determinata alimentazione che vi consente di mangiare tutto con equilibrio, perché ovviamente lo scopo dei nostri percorsi, lo scopo del metodo FESPA è rendervi delle persone magre, sia esteticamente, ma soprattutto mentalmente, internamente, ok? Il metodo FESPA non è ci abbuffiamo di pizza ogni giorno, non è ci scofaniamo il pacco di biscotti perché ci piace mangiare e quindi ci mangiamo un pacco di biscotti intero e ci mangiamo 5 piatti di pasta e insomma ci facciamo del male alla nostra salute. Il metodo FESPA non è questo, questa è la mentalità da persona obesa, la mentalità da persona in sovrappeso, non è quello che noi insegniamo, ok? Quindi, cosa stavo dicendo? Quando si segue un'alimentazione inclusiva, no? Che consente alla persona di scegliere le fonti alimentari, di scegliere cosa mangiare, come comporre il proprio piatto e di mangiare una pizza seppur sia lunedì e non sia sabato, ecco, questo tipo di alimentazione flessibile, inclusiva e sostenibile ti consente di uscire da quella che è la visione dello sgarro, del pasto libero, da quella che è la visione del cibo buono e del cibo cattivo. E perché tu che stai guardando questa diretta devi assolutamente abbandonare questa visione di sgarro, questa mentalità del giorno in cui si può mangiare l'alimento proibito? Perché purtroppo, proprio come succedeva a me tanti anni fa e come succedeva anche alle nostre guerriere vincenti che ad oggi sono all'interno del metodo FESPA, più in particolare del nostro percorso di punta bella e tonica con il metodo FESPA rimodellamento massimo, quello che succede è che purtroppo quando si vive con la mentalità dello sgarro, con la mentalità del poter mangiare l'alimento proibito il sabato, purtroppo quel momento che dovrebbe essere di condivisione, di piacere, in cui ti siedi a tavola e gusti qualsiasi cosa, che sia una pizza, che sia un panino, non ce ne frega, qualsiasi sia la pietanza che stai consumando, il tuo pensiero non deve essere oddio sto sgarrando, oddio devo punirmi, oddio devo digiunare domani, oddio sto mangiando la pizza, quindi poi aspetta non posso bere la birra perché poi mangio la pizza, poi le no, non deve essere questo il pensiero, ma l'unico pensiero che devi avere è quello di prepararti a gustare non solo la pietanza che stai per addentare, ma anche il momento che stai condividendo con delle persone a te care, no? Quindi diciamo che purtroppo la mentalità dello sgarro che viene inculcata con le classiche diete dove avete il giorno settimanale per mangiare la margherita senza olio e senza mozzarella, che a questo punto che pizza è? Non è una pizza. No, senza mozzarella, senza olio, mettiamoci anche senza sale, voglio dire, che pizza vi state mangiando? Pasta al sugo, no?
Ok, quindi questa mentalità dovete metterla da parte, dovete pian piano abbandonarla, pian piano lasciarla, perché molto spesso quello che poi succede quando si vive con questa mentalità, con questo modo di vedere il cibo, succede che quando arriva questo fatidico giorno dello sgarro, ecco che iniziate magari a mangiare già dalla mattina. Quindi magari voi sapete che il sabato sera potete mangiare la pizza perché nel vostro schemino, nel vostro foglietto illustrativo c'è scritto che il sabato sera potete mangiare la pizza, ecco che date le restrizioni e quant'altro, iniziate dalla mattina. E quindi vi rovinate l'unico giorno in cui potete mangiare un alimento proibito perché la vostra mente gioca brutti scherzi, perché siete portate a dire vabbè, tanto oggi sgarro, tanto oggi mi gioco la mia settimana di dieta perché ho lo sgarro, e quindi ecco che poi vivete male tutto quello che è il contesto, tutta quella che è la giornata, ok? Quindi lo sgarro non esiste, toglietevi dalla testa che se mangiate un panino, una pizza o un piatto di pasta il sabato, magicamente non succeda niente, oppure, non lo so, cambi qualcosa a livello di composizione dei nutrienti e quant'altro, perché non cambia niente. Ed ecco perché io vi dico sempre, quando seguite un'alimentazione inclusiva non esiste lo sgarro, perché quando alla base c'è una strategia alimentare e c'è un equilibrio soprattutto, ecco che Cioè, non esiste più per voi il sabato sera devo mangiare la pizza perché poi la domenica non posso più. Ma esiste, ok, oggi è giovedì, perfetto, no, oggi è lunedì, facciamo finta che sia lunedì. Ok, oggi è lunedì, ho mangiato la pizza venerdì sera della settimana scorsa. Oggi è lunedì, mi hanno invitato ad un compleanno, va bene. Mi giostro quella che è la mia giornata, ho un compleanno lunedì, mi mangio la pizza il lunedì, ok? Ora, è ovvio che questo non significa, attenzione, questo non significa che, ok, io devo seguire un'alimentazione inclusiva, allora ogni giorno vado a mangiare al McDonald's, poi vado a mangiare il babà con la Nutella a colazione, poi a cena mi mangio dopo il babà con la Nutella, dopo il McDonald's mi scofano tre piatti di pasta con pancetta e uova e pancetta, e poi dopo cena mi mangio anche una vaschetta di gelato intera, perché tanto io devo seguire un'alimentazione inclusiva e posso mangiare tutto. No, perché lo ripeto, questo non è quello che il messaggio che deve passarvi, che deve arrivarvi da quelle che sono i nostri, da quelli che sono i nostri contenuti, perché il metodo FESPA non è un metodo per farvi mettere su chili e farvi andare incontro a obesità, sovrappeso, con tutte poi le malattie che ne derivano da queste due condizioni, ok, fisiche. Semplicemente quello che dovete portarvi a casa adesso da questa diretta: punto numero uno, non esiste lo sgarro, perché quando seguite un'alimentazione inclusiva che vi consente di mangiare tutto nelle giuste quantità per voi e con equilibrio, non aspetterete più il sabato con l'acqua alla gola perché è l'unico giorno dove potete mangiare una pseudo pizza senza mozzarella e senza olio, ok? Due, dovete abbandonare questa mentalità del cibo buono, del cibo cattivo, del giorno in cui si può mangiare un determinato alimento, perché aspettare tutta la settimana quel determinato giorno purtroppo vi porterà ad abbuffarvi non solo quel giorno ma anche il giorno dopo. E non a caso è molto 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 comune vedere donne che tutta la settimana rispettano il regime dietetico alla perfezione, dicono di no alle uscite fuori, dicono di no a tutto, arriva il weekend sabato domenica e si danno alla pazza gioia come se il sabato e la domenica fossero dei giorni che non contassero, no? Quindi si danno la pazza gioia con gli alcolici, si danno la pazza gioia con i dolci, si danno la pazza gioia con i carboidrati, si danno la pazza gioia con il cibo, insomma, no? Ok? Quindi uscite da questa visione. Se avete voglia di mangiare un qualsiasi alimento, che possa essere dal pezzettino, dal quadrettino di cioccolata o la merendina, oppure il pezzo di pizza, oppure che ne so, una fetta di torta, mangiatela. Basta che avete equilibrio,
basta che avete una strategia alimentare alla base, basta che quella fetta di torta non si trasformi in una buffata che va avanti nei giorni successivi.